Zico non gioca, ma riesce, suo malgrado, a fare passerella prima della partita, ricevendo lo speciale premio riservato al calciatore che nello scorso campionato aveva conseguito il quoziente reti più alto, 0,79, avendo realizzato 19 gol in 24 partite. Se è vero che la matematica non è un'opinione, questi numeri indicano che il tiratore scelto dello scorso campionato è stato lui, Zico, e non Platini. E quanto pesi Zico nell'economia del gioco friulano lo si è visto anche oggi contro il Torino, specie nel primo tempo, quando ha sviluppato una sola azione da gol. Neanche il Torino però, che pur controllava la partita, si è distinto nelle conclusioni nei primi 45 minuti. Però ha avuto la bravura, auspice l'inesauribile Galbiati, di inventare il gol vincente con Serena, autore di un pallonetto da manuale, una di quelle colombelle imprendibili per qualsiasi portiere. L'Udinese reagisce e sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'avanzato Rossi, in acrobatica rovesciata, coglie la traversa. Nella ripresa il gioco si incattivisce anche per la complicità del terreno pesante. Fioccano i cartellini. Vinicio manda in campo la punta Montesano al posto del nervosissimo Mauro. Comunque, alla ripresa delle ostilità, Edinho aggancia Serena, che se ne stava andando tutto solo verso la porta friulana, dando la sensazione del rigore netto. Dalla panchina torinista si alzano le litanie di Gigi Radice, che viene invitato ad andarsene. Il rallenti dimostra che il fallo è stato commesso nettamente al di qua dell'area di rigore. Il non più furente Radice, al risultato acquisito, dirà poi al microfono di Claudio Coiutti: non dico che mi auguro di essere sempre espulso, perché è proprio una cosa che mi dispiace. Perché ti ha espulso l'arbitro? Il mio gesto è stato su una interpretazione arbitrale che secondo me Serena era stato atterrato in aria e mi sembrava rigore. L'arbitro ha detto di no, io mi sono alzato, ma era così, mi è venuto un gesto spontaneo, non avevo nessuna intenzione di punire la decisione arbitrale. Ma ritorniamo sul campo per vedere Carnevale, che ha la palla buona per il pareggio, salta il pur bravo Junior ma manda alle stelle. Il brasiliano tuttofare del Torino, scampato il pericolo, si esibisce in una serie di conclusioni bomba che mettono a dura prova l'ottimo Brini, che per tre volte compie interventi davvero difficili. Ma l'Udinese non starà a guardare, ritenta ancora Carnevale. Poi ci prova De Agostini su punizione, ma Martina fa buona guardia. Si rifà vivo Edinho da media distanza, ma Dossena è lì a rinviare di testa quasi sulla linea di porta. L'Udinese gioca il tutto per tutto per acciuffare un pareggio che non avrebbe demeritato. Prima con Carnevale, la cui palla attraversa tutta la luce della porta. E infine con De Agostini, con un tiro micidiale che esce di porta. Insomma, l'Udinese paga duramente l'assenza di Zico e non ha avuto dalla sua neanche un pizzico di fortuna. E il Torino ha conseguito una preziosa vittoria, certamente non rubata.